Gianni Mura, intanto era veramente un caro amico, un collega con il quale era bellissimo poter parlare di qualsiasi cosa. Aveva una cultura sconfinata, era curiosissimo e lo si capiva chiaramente dai suoi reportage, dai suoi racconti, che erano sempre con uno stile estremamente non giornalistico, ma direi proprio da autentico scrittore. A parole era un ottimo affabulatore, ma nella scrittura era incisivo come pochi, perché rigoroso nella scrittura, anche se manteneva una nota invidiabile, che era quella della leggerezza. Non era certamente pesante, uno che si lasciava leggere, non è retorica, un suo pezzo era sempre troppo corto, no? Generalmente nel mondo del giornalismo si tende a tagliare, a sintetizzare, a rendere tutto molto più fruibile. Lui aveva questo grande dono che ti portava per mano, ti conduceva dove lui era stato poco prima di te, o magari era stato qualche anno prima di te, ma te lo faceva vivere come se fosse lì in quel momento. Umanamente era una persona deliziosa. Io ho avuto una grande fortuna, quello di incontrarlo, ormai era una appuntamento abituale. Noi generalmente ci sentivamo telefonicamente o se no in sporadiche occasioni conviviali, ultimamente sempre più rare, però un appuntamento fisso ce l'avevamo, che era quello del Tour de France. Per il resto Gianni ha sempre considerato il calcio un lavoro che gli piaceva follemente, ma il ciclismo, in modo particolare il Tour de France, la sua vacanza, il suo momento di autentico svago. Lui è sempre stato molto carino, nonostante la sua grandezza. Questo mi ha sempre colpito e lo devo dire con assoluta sincerità. Io ho avuto la fortuna anche di incrociare, sfiorare, non voglio dire lavorare perché ero veramente alle prime armi, ero appena entrato, erano gli anni 90, ma ho avuto modo di conoscere anche Gianni Brera, e Mura è sempre stato considerato l'erede designato di Gianni Brera. Ecco, Gianni Brera era molto più ieratico, molto più inavvicinabile, caratterialmente anche uomo di cultura stratosferica che zittiva gli astanti. Ecco, Gianni Mura non è mai stato così. Nonostante adorasse e portasse con sé e attraverso di sé trasmettesse la grandezza del maestro Gianni Brera, lui, che era comunque grande, intanto si imbarazzava se gli facevi dei complimenti, cosa incredibile. E poi non ci ha mai giocato tanto sul fatto che lui fosse Gianni Mura, che fosse considerato. Lui non si allontanava mai da quelle dannatissime, sigarette, e onestamente a livello di polmonare non era messo benissimo, era un po' grosso, faceva un po' fatica a camminare, però lui la sua sigaretta ne aveva assolutamente bisogno. Poi diceva: ormai sono arrivato fin qui fumando, ma cosa vuoi che cambi adesso? E al tour, nella sala stampa del Tour de France, che è generalmente abitata da circa 550 giornalisti quotidianamente, e chiaramente a luogo chiuso, severamente vietato fumare. Ma gli organizzatori della ZOO, che è l'ente che organizza il Tour de France, per lui facevano uno strappo alla regola e li facevano trovare, se c'era solo e soprattutto se non c'era vento, un tavolino appena all'ingresso della sala stampa, dove lui si posizionava e serenamente, salutando gli astanti che si avvicinavano a lui, fumava una via l'altra le sigarette.